a vincere qualunque tipo di sfida. E questo grazie proprio all'Accademia che ha fondato mio padre 20 anni fa, e nella persona poi della signora Togliani, che la rappresenta, che è qui presente. Ecco. Facciamo anche lei un applauso. Last but not least, l'MKM Productions, rappresentata dalla signora Di Nardo, dalla signora Ratti. Ecco, le Ratti, le conosciamo signora... molto bene, la signora Di Nardo si può alzare, alzare di almeno un applauso, lo prendete per bene, grazie. E dalla nostra fantastica Katia Ricciarelli, che oggi purtroppo il problema che avevo detto sì, prima. Sì, un piccolo problema, ma insomma non vi preoccupate, non l'avremmo comunque fatta esibire più di tanto, quindi sarebbe stato il piacere di vederla, no, ma lo dico perché ieri c'è stato qui un numero estemporaneo, quindi siamo andati fuori tema. Allora, dunque siamo in due, ecco qui gli autori, io sono certe cose. Poi a te vorrei chiedere solo una cosa ancora, scusa, ti ho del tuo, anche se quelli che parlano bene si danno del lei, però qui il clima è assolutamente di lavoro in corso. Allora, vorrei chiederti solo una cosa, a chi è nata questa idea, visto che firmate anche... Le idee che succede laggiù? No. Diteci, sentiamo un brusio, abbiamo detto qualcosa che non va? Un tagliando per venire alla Beauty Farm di Virus. Via, allora. Le idee da noi nascono sempre in due, quindi io la faccio un attimo introdurre brevemente. Poi puoi anche condividere l'idea e il microfono. Ah, ok, vieni Elena, vai. Okay. E l'idea... Grazie. L'idea, essendo arrivata qui con lui, si è preso l'applauso quasi tutto lui. Sì, sì, vai, grazie Mario. E praticamente l'idea è nata 4 anni fa, eravamo a casa sul divano, stavamo vedendo a casa mia un film. A casa il fidanzato che c'ha l'home theater col plasma, sai quelle cose? Vabbè, anche a casa mia. No, le cose bisogna precisare. Vabbè, vabbè. Comunque sia, stavamo vedendo Castaway, che è un film che era la decima volta che vedevamo. E praticamente, certo non fa pensare alle beauty farm. Esatto, esatto. Però c'è un perché. Noi eravamo un po' depressi per l'ennesimo rifiuto a una sceneggiatura. L'unica cosa che doveva dire ha detto. Però, ma lasciale dire la verità, dai. Io sono sincera. E però, dopo 4 ore di film, mentre Tom Hanks si lancia dall'aereo, si attacca al gommone, prende la palla, si rompe il dente, insomma, tutte queste cosine qui, dopo 4 ore di film ci siamo guardati e tutte e due avevamo fissato per 4 ore la stessa identica cosa. Il marchio. Che non si può dire che marchio è, però è... Velocizziamo le cose perché voglio far parlare queste ragazze. Sì, e praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che dovevamo farci furbi e quindi non solo unire l'intrattenimento che noi sappiamo produrre, ma dare la possibilità a coloro che investono in un progetto di trovare un... Mi stai dicendo che avete fatto un product placement, però non posso dire che l'idea sia nata solo da un product placement. No, certo, è una noi abbiamo idea, anche un messaggio che vogliamo dare, uniamo le due cose. Andiamo sul messaggio che ci nel piace senso forse che un po' di essere cool a tutti i costi, oggi come oggi, porta spesso no, a delle perfezioni che difficilmente si raggiungono, sacrifici o ci si affida a del personale diciamo non professionale. Noi abbiamo voluto prendere un po' in giro questa situazione senza motivo accusatorio. Il cool a tutti i costi. Esatto. Dillo meglio per favore. Se non c'è il cool. No, dillo se meglio. Non è il cool, non c'è rimedio. E praticamente abbiamo fatto nascere Vilma. No, no, allora, Vilma è un nome curioso, divertente, è nato perché? Cioè c'è una Vilma nella vostra vita? No. Ci piaceva molto e suona molto bene. Stasera c'ho Vilma, ne vedo Vilma. Zitto, sono occupato, che te vedresti te? Vilma. Okay. Allora, e adesso allora microfono a Vilma, grazie, ve lo levo grazie. Quasi definitivamente. Allora, dai, io Vilma. Piacere, piacere. Sono Vilma. No, no, non è quella di Frise, però anzi, adesso la vedrete, no, sì. Ha un'aria severa, sì, molto, molto, molto. Arriva, professional. Molto, infatti quando l'ho vista ho detto la prima volta e mi sono detta, ma in blu? Proprio molto, che cattiva, che po'. No, perché arriva, Vilma arriva in questa beauty farm un po' improbabile, no? Ne succedono di tutti i colori e i clienti invece che dimagrire ingrassano, i massaggi sono fatti a rovescio, insomma ne succedono un po' di tutte, per cui arriva questa...
questa direttrice, cioè, questa nuova, direttrice non è che funzioni molto bene all'inizio, no? Tanto lei arriva, acchiappa uno e dice: ma scusa, ma tu che massaggi fai? Esatto. Non ne puoi fare uno normale, un anticellulite normale? Un anticellulite normale, no, invece ayurvedico, com'era, insomma, tante, ce n'è una bella cose, sfida, di tutto di più, insomma, quindi... quindi io mi sono divertita molto, perché quando Adelmo è venuto a propormi questa operazione è stato un po' come lavorare tutti insieme questo progetto, questa creatura, come una grande famiglia, per cui ci siamo messi insieme tutti quanti con i miei colleghi, regista, produzione, tutto quanto, abbiamo fatto questo esperimento, appunto, mettendoci poi insomma venivamo tutti insomma, cercando di far conciliare tutti i vari impegni di lavoro, quindi insomma è stato una bella straordinaria, perché un incastro, poi però ci siamo, a parte lei che è vestitissima, molti asciugamani, è una beauty farm, non nascondo il caldo che faceva girare in questa beauty farm, perché ovviamente quando abbiamo fatto la telefonata in sauna te la ricordi, siamo vive per reato. Adesso sai che facciamo? Adelmo lo facciamo passare di qua, io voglio stare vicino a questa signora, e quindi signora, io spero che avrà insomma il successo che merita, che questa operazione sia poi un progetto che avrà una sua vita meravigliosa nel futuro, e lo auguro soprattutto a Adelmo e Elena, che ci hanno creduto molto, e soprattutto che hanno creduto che io potessi fare questa Wilma. Ok, Wilma. Grazie. Io non ho bisogno di microfono. No, non è vero. Sapevo che avrebbe fatto questo. Sono polemica. Sono polemica, viva il teatro! Siamo nel cinema! Aspetta, aspetta, guardiamola un attimo, se no non se ne esce. Anche tu presentate. Allora, no, le protagoniste quasi siete voi, anzi, io devo dire che, insomma, non posso dire meno male che non c'era Riccelli, ma se ci fosse stata Riccelli avreste fatto un duetto da frenarvi proprio. È una cara compagna di lavoro, ho fatto con lei uno spettacolo in teatro, è una donna meravigliosa, brava, perché è stato un bellissimo spettacolo, se ne può parlare solo... Aspetta, c'ho il microfono, allora aspetta. Più su Adelmo. Buonasera. Allora, ma tu dentro un'accademia, questa è la cosa divertente, perché di Fioretta Mani sappiamo tutto, sappiamo quanto è brava a teatro, l'ho definita in televisione una colonnina, anzi una colonna, anche nei film delle opere prime, dove non si risparmia, perché insomma tiene su le sorti anche delle giovani generazioni, e però, visto che teatro qui è un altro ruolo, oltretutto con molti giovani, insomma è carino che tu hai dispensato consigli anche qua. Ma sai, io amo molto Togliani, lo chiamo col cognome perché così gli do più importanza. Adelmo è un ragazzino. Stimo Togliani. Ma già c'ha un nome, come dire, importante, eh? Sì, uno si illude di aver capito. Però io gli auguro di essere. Io gli auguro di essere più importante del padre. Molto più importante. Il grande signore è stato il padre. Allora, quello che. Lui è un signore, se no non si può lavorare, con le persone cafone non si può lavorare. Perché rendi di più. Quando il regista è un signore rende di più. Mi hanno chiesto di fare questa folle, questa pazza che ha la mania di giocare. Non è che ci hai praticato tanto, no? Senso, il pizzico di follia, va bene, no? Genio e sregolatezza, tesoro. Il Keen era un maschio, io sono femmina, la regina, the queen, genio e pazzia, vabbè. Comunque, al di là di questo, mi sono molto divertita, vedrete un piccolo accenno, perché giravo altri due film, fra una fiction e l'altra. Comunque, sono felice di essere in mezzo a loro, perché sono compagni di lavoro meravigliosi, Deborah è un pezzo del mio lavoro. La cosa divertente poi è che lei, che uno si aspetterebbe, dice, vabbè, io le ho dato un'occhiata, no già, quindi vi anticipo, no? Che lei ti aspetti che sia quella più frizzante, più vivace, invece l'hanno messa giustamente... un po' in contropersonaggio, no? Invece è rigorosissima, eccetera. La Ricciarelli, e non parliamo della Mari, spopolano, nel senso che fanno delle cose, dice aiuto, in un trionfo di leopardati che non vi voglio dire. Ricciarelli è bravissima, spiritosa, meraviglierà perché è proprio fuori dal suo personaggio, però io voglio veramente ringraziare due angeli che sono Maria Grazia e Luca, perché io Maria, sì, di lavorare